Le ricette di carnevale sono veramente tante e per tutti i gusti. Oggi voglio proporvi le frittelle. Occupano un posto d'onore tra le mie preferenze. Sono versatili, l'impasto può essere arricchito con gocce di cioccolato, mele, uvetta e così via. Queste frittelle risultano croccanti fuori e morbidi dentro. Possono essere cotte al forno o fritte. E ora scopriamo la mia ricetta. Gli ingredienti che mi serviranno sono 125 g di farina 00 setacciata, 35 g di zucchero semolato, 230 ml d'acqua, 30 g di burro, 60 g di frutti rossi secchi, in alternativa si può utilizzare l'uvetta, 2 uova intere più un albume, un cucchiaio aroma vaniglia, un pizzico di sale. Verso nella padella l'acqua, aggiungo il burro e il sale. Metto sul fuoco e faccio arrivare a bollore. Verso la farina in un sol colpo. Mescolo bene fino a quando l'impasto non si staccherà dalle pareti, circa 2 minuti. Ho tolto la pentola dal fuoco, aggiungo le uova e l'albume, una alla volta. Prima di unire il successivo, mescolo bene fino a quando il composto diventa omogeneo. Lavoro utilizzando le spirali. Infine verso lo zucchero. Lavoro fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. A questo punto verso i frutti rossi. Mescolo bene. Ho messo nella pentola abbondante olio di arachidi. Ora che è abbastanza caldo, inizio a friggere. E ora che sono belle dorate, asciugo su carta assorbente. A questo punto, arrotolo nello zucchero semolato. Le frittelle sono pronte per essere degustate, sono una vera delizia. Chi sa resistere? Possono essere accompagnate con il sanguinaccio, una bontà unica. Bacione a tutti!